due punti all'inizio prima dell'inizio di questa gara, però le chance sono al lumicino perché deve vincere la gara comunque e la Misha Puì andare oltre la decima posizione, oppure arrivare secondo e la Misha Puì deve essere 24esimo o peggio. Insomma, le chance obiettivamente non sono tantissime per il giapponese. Io credo che a questo punto possa sentirsi per tre quarti la coppa in tasca. Il transalpino comunque nulla toglie alla grande stagione disputata. Intanto vedremo Lucas Rungaldier che partirà con 3,28 da recuperare. Dicevamo, nulla toglie alla grande stagione dell'atleta del Sol 20 metri. Ovviamente l'interesse maggiore riguardava e riguarda il discorso Coppa del Mondo che ha visto Akito Watabe non chiudere in testa come abbiamo visto diverse volte in questa stagione, ma bensì al nono posto partendo con 1 minuto e 11 di ritardo dal compagno di squadra. Per quanto riguarda invece il leader di Coppa del Mondo, parte sedicesimo, andato sul punto K a 120 metri con 1 minuto e 48 di ritardo. Stando così la situazione, il francese ha la Coppa del Mondo in tasca. Ricordiamo che prima dell'inizio di questa gara è ovviamente fino alla fine ha 72 punti di margine rispetto al giapponese. Di conseguenza il giapponese deve per forza vincere e comunque sperare anche in un miracolo. Comunque è ovvio che i favori del pronostico rimangono su Jason La Misha Pui, che tutto sommato la coppa se la merita, essendo stato in testa praticamente quasi sempre dall'inizio della stagione. E allora vediamo se Taikato riuscirà a compiere anche l'altra impresa storica, ovvero quella di andare sul podio. Per lui sarebbe il primo podio in coppa e sarebbero due giapponesi quest'anno andati sul podio, oltre ad Akito Watabe anche Taikato. Ma andiamo a vedere a questo punto, al primo intermedio, il gruppo degli inseguitori con Edelman, Fletcher, poi Storlien e quindi Maxim Laerte, che partiva praticamente a ridosso con 46 secondi, a ridosso ovviamente dei primi tre del gruppo. Per il momento si è alzato, vediamo ancora un discreto vento, 800 metri, che tradotto è il primo intermedio con Taikato che transita in 2:50:01. Poi aspettiamo di vedere Fletcher ed Edelman se rimangono sempre nello stesso ordine di distacco. Ricordiamo, era in gara, anzi è in gara anche un solo italiano, Lucas Rungaldier, perché oggi partivano soltanto i primi 30 della classifica di Coppa del Mondo. Lucas Rungaldier che ha chiuso 28esimo e partiva con 3 minuti, aveva accusato un ritardo di 3 minuti, wave time 2:30. Per quanto riguarda, dicevamo, Lucas Rungaldier, insomma, un po' problemi sul salto come al solito. Si è visto il problema sullo stacco dal dente, non è andato oltre i 100 metri e mezzo. Fletcher, Edelman, Storlien scivolano fra i 38 e i 40 secondi, poi arriva Maxim Laerta a 53 secondi, quindi ci sono altri 53,8, in realtà altri 13 secondi, quindi vediamo Watabe, Denifel, Johnny Spillane, poi Christoph Biller, Frenzel e via via tutti gli altri transitare, mentre la regia giustamente ritorna sul giapponese che oggi deve impostare una gara praticamente da solitario. Attenzione però, perché Mikko Coxen, Magnus Moan è a 1 minuto e 17, Coxen è a 1 minuto e 52. Ricordiamo che il norvegese partiva con 1 e 50, però Coxen sappiamo
le progressioni che è abituato a fare in tutta la stagione, comunque almeno finché c'è stato Alessandro Pittin, se l'è giocata sempre fra il primo e il secondo posto per quanto riguarda l'atleta più veloce nella prova di fondo. E oggi vediamo se nel giorno del suo compleanno, classe 1985, compie gli anni proprio oggi, Mikko Coxen riesce a regalarsi un altro podio, magari quello più alto. Credo che sia abbastanza difficile, però salire sul podio, su un gradino del podio, non è impossibile, e andrebbe così a quota 4 vittorie, uguagliando Watabe con di fatto i medesimi risultati. Sarebbero 4 vittorie, 2 secondi posti e 2 terzi posti, così come Watabe. Poi ovviamente la differenza, ricordiamoci, sono 221 punti di differenza fra Coxen e Watabe, l'hanno fatta anche gli altri piazzamenti. Allora andiamo sul gruppo inseguitori con Fletcher, che è andato a dare il cambio a Storlien e a Tino Edelman. Attenzione a Fletcher, che potrebbe diventare un cliente piuttosto scomodo. Stavo guardando se sono partiti tutti gli atleti in questione. Non è partito Magnus Krog. Dunque Magnus Krog, che ha scelto di non partire, e adesso ci avviamo al terzo intermedio, ancora con Cato. Terzo intermedio, che tradotto vuol dire 2,5 km. Tai Cato ancora con il suo passo abbastanza sicuro. Tradizione di saltatori per quanto riguarda i giapponesi, Kato lo ha dimostrato, però con una gara attenta e molto accorta potrebbe anche giocarsi il podio. E intanto vediamo il gruppo Storlien, Edelman e Fletcher, che ovviamente si danno il cambio in testa a trascinarsi a vicenda l'uno con l'altro. 2,5 km, 6 minuti e 55 per Tai Kato. Vediamo a questo punto la differenza con Storlien. Edelman era partito dietro Kato con 38 secondi, arriva anche il gruppetto con Storlien. Fletcher è proprio il norvegese a guidare i tre, seguito dall'americano e poi dal tedesco in quarta posizione. Gudmund Storlien, siamo intorno, credo in questo caso anche intorno ai 30 secondi, qualche cosa di più. In realtà forse hanno guadagnato 35,9 rispetto alla partenza, un 3 secondi circa. E dietro abbiamo Watabe, il gruppo di Watabe, Denifel e Lacroix, a una ventina di secondi di ritardo. Infatti transitano a 52 secondi ovviamente da Kato, a 20 secondi io mi stavo riferendo alla quarta posizione, quella occupata da Edelman. E quindi abbiamo Watabe, Denifel, Lacroix, Laert, Biller, poi Spillane, Magnus Mohan, che è sceso sotto il minuto a 54 secondi. Mohan partiva a 1,29, transiberiana, sta andando veramente come un treno il norvegese. Bene anche De Moga, 55 secondi. Coxlien, un minuto e 27. Coxen, che ricordiamo partiva con 1 minuto e 50, eccolo qua Mikko Coxen, 1 minuto e 27, passo molto spedito anche per il biondo norvegese, lanciato all'inseguimento di un tentativo perlomeno di andarsi a recuperare il podio. Casa Italia, vediamo anche com'è la situazione. Jason Lamichapuy quindicesimo, davanti a Yoshito Watabe. Coppa che per il momento, stando così il risultato, rimane al francese Lucas Rungaldier, 27esimo a 2,53, davanti a François Brod e a Fabian Risle. Mentre ci avviciniamo per quanto riguarda Kato ai 3 chilometri e 3 con il giapponese, che mantiene, forse ha perso qualche cosa, sta un po'
ovviamente inizierà a sentire anche un po' la fatica Watabe. Eccolo qua, lo vediamo con Denifel, non è molto lontano in realtà dalla tuta rossa di Sterling, che si sta leggermente staccando rispetto a Brian Fletcher e a Tino Edelman. Fletcher che potrebbe andarsene, provare ad andarsene via e lasciare lì, portarsi dietro ovviamente Tino Edelman. Fletcher che quest'anno come miglior risultato ha ottenuto tre settimi posti e un quarto posto rimediato nella gara di Liberec, la seconda gara di Liberec. Intanto è transitato ai 3,3 km Taikato. Adesso vediamo quanto è il suo margine, eccoli qua, 3,3 km con Fletcher, 28 secondi, quindi dalla partenza hanno rosicchiato una decina di secondi, Fletcher, Edelman, poi si è un pochino staccato Storlien, Aiki, Watabe, Akito Watabe all'inseguimento. Dietro di lui c'è Magnus Moan, grandissima gara del norvegese, poi dopo Moan, Denifel, Lacroix, Christoph Biller, quindi due austriaci. Bildemong, 50 secondi, anche lui ha guadagnato tantissimo come Spillane, ricordiamo un Demong che è partito molto molto determinato. A chiudere la stagione nel migliore dei modi, dicevamo un Demong che è partito con 1,26, poi vediamo dopo Spillane, Laert, Frenzel, Coxlin, 1,19, la Misha Pui è lì con Coxlin e Yoshito Watabe, poi c'è anche Kirk Eisen a una trentina di secondi. E ai 4 km e 1 ha transitato in testa ancora con oltre una ventina di secondi, 25 da Fletcher, Storlien e Edelman. Sembrava che Storlien potesse perdere qualcosa, in realtà si è ricompattato, ma dietro sono molto vicini il gruppo degli inseguitori con Watabe alle prese con Denifel, e secondo me Denifel sta saltando Watabe tirandosi dietro anche Magnus Moan, diciamo Taikato ormai non più giovanissimo perché ha 28 anni e può andare ad assaporare il podio di Coppa del Mondo. Potrebbe essere una bella iniezione di fiducia per l'anno prossimo per il giapponese Kato. Watabe invece decisamente più giovane, generazione se vogliamo, con 4 anni di differenza. Akito Watabe è classe 1988, nato il 26 di maggio, mentre Kato è del luglio del 84. Però oggi davvero sembra essere abbastanza tranquillo, non so se riuscirà ad arrivare primo davanti a tutti a mantenere questo passo fino alla fine. Certo è che ha nelle gambe la possibilità quantomeno di giocarsi una delle prime 3-4 posizioni. Andiamo a vedere anche la situazione alle spalle, dicevamo dopo Kato, Fletcher, Storlien, Edelman, poi Denifel, Moan, Biller, Demong che ha portato 45 secondi il suo ritardo, 47 Spillane, poi Coxen 1 minuto e 14, siamo ancora oltre il minuto per Mikko Coxen, Kirk Eisen a 1,41, vado a vedere Lucas Rungaldia, sempre 27esimo a 2,43 di ritardo. Quando ci andiamo ad avvicinare, prossimi a metà gara, ovvero a quei 5 km, entra Tai Kato in zona traguardo e ci arriverà con 14 minuti
Erotti, infatti 14.07, però si è ancora dimezzato il gap degli inseguitori, dovremmo essere sotto i 20 secondi, adesso aspettiamo di vedere Fletcher e Storlien, mentre è saltato Tino Edelman. Fletcher e Storlien 17 secondi, Edelman 26 secondi, sembra più affaticato il tedesco, che adesso deve stare attento perché dietro c'è il passo velocissimo di Magnus Mohan con Denifel, e un De Mon che ha guadagnato ancora qualche cosa, siamo a 41 secondi per Bill De Mon insieme ad Akito Watabe, poi Lacroix, Biller, Spillane, Frenz, Laert, Lamisha Pui a 1 minuto e 4 quindicesimo, però a questo punto non gli serve neanche tirarsi il collo al francese perché la coppa è ormai nella sua bacheca, quando siamo a metà gara, a metà giro, a metà gara dell'ultima prova della stagione, e qui fra poco andremo ad assistere al ricongiungimento in testa da parte di Fletcher e Storlien, ovviamente su Kato, che è possibile che stia iniziando ad accusare anche un pochino di stanchezza. Del resto Kato è partito molto forte, qui sulla salita si vede neve anche oggi tutt'altro che facile. Ieri nelle dichiarazioni del post gara qualcuno aveva fatto notare che c'era una neve abbastanza difficile, e quindi non è stata una gara tutt'altro che facile. Anche oggi non è una neve molto dura, molto compatta, e intanto qua siamo sul Watabe e Fletcher, l'impressione è che si sia abbiamo leggermente, almeno in questo frangente, allungato su Storlien. Dietro vediamo quanto è Bill De Mon, 16 minuti di gara. Vediamo eccolo qua, il gruppo degli inseguitori con proprio Bill De Mon, Magnus Mohan, poi Yoshito e Akito Watabe, Lamisha Pui ancora più staccati. Andiamo a vedere, sono esattamente Watabe in settima posizione, Lamisha Pui tredicesimo, e siamo scesi intorno al, per quanto riguarda Lamisha Pui, ai 49 secondi di ritardo. Storlien 14 secondi, ma guardate, ne ha già presi 8 da Fletcher, poi arriva anche ai 5 km e 8. Arrivano anche De Mon, Denifel, Mohan, grandissima gara del norvegese e dell'americano. Coxen a 48 secondi, Lamisha Pui a 49, un'occhiata dietro anche alle altre posizioni. Stecker 22esimo in questo momento, e Lucas Rungaldier che comunque oscilla fra la 26esima e 27esima posizione, al momento è 26esimo a 2.36, quando abbiamo superato di fatto metà gara, ci stiamo portando in prossimità dei 6 km e 6 con Kato, che ovviamente ogni tanto si alza a guardare dietro com'è la situazione, perché Brian Fletcher è lì, gli è praticamente col fiato sul collo, si è ormai ricongiunto. Storlien un pochino più staccato, probabilmente anche un po' più in difficoltà, però un Brian Fletcher che davvero sta spingendo a mille, l'atleta di Steamboat Springs,
E qui c'è il proprio il sorpasso sulla salita, sullo strappo. Brian Fletcher che per la prima volta si porta davanti, poi Storlien, Magnus Mona una decina, anzi un po' più, a 4 secondi rispetto a di margine rispetto a De Mong. Andiamo a vedere a questo punto gruppo ricompattato, gara che si sta ravvivando, mentre arriva anche Sébastien Lacroix, nona posizione per il francese, poi Edelman, Coxlien asceso a 39 secondi e 3 davanti alla Mishapui, Frenzel, quindi Spillein, Laert, Gruber, Grabak e Kirkeisen, ma qui siamo già oltre un minuto. Bernard Gruber praticamente si spacca la classifica da Maxime Laert che è quindicesimo a 53 secondi, Bernard Gruber che è sedicesimo a 1 minuto e 26, situazione Rungaldia intanto sempre intorno ai 2.32 di margine ovviamente dalla testa della corsa in 26esima posizione. Vediamo se Brian Fletcher prova ad andarsene via, ad allungare, se ne ha di più nelle gambe rispetto a Tae Kato, che ovviamente prova a resistere, ma credo che faccia anche il conto. Hanno una ventina di secondi più o meno sul gruppo Storlien, De Mong e Magnus Mohan. Storlien che a mio modo di vedere è destinato a saltare, a perdere ancora rispetto a Bill De Mong e a Magnus Mohan. Corsa di conserva per il duo di testa, e qui infatti vediamo la tuta qui a Kito Watabe in mezzo al gruppone inseguitori. Dicevamo un Storlien che probabilmente andrà a perdere qualche cosa nelle ultime battute rispetto a De Mong e Magnus Mohan. Allora vediamo, siamo ai 7 km e mezzo con i due che continuano a fare corsa a sé stante, Fletcher e Kato, 21 minuti e 34 di gara. Storlien, avevamo detto una ventina di secondi, adesso vedremo a quant'è, ma ormai è prossimo a essere ripreso da Bill De Mong, quindi Magnus Mohan, Watabe, Denifel, Bieler, nello spazio di un paio di secondi da De Mong a Bieler, poi Coxlien, la Mishapui, grandissima gara di Mikko Coxlien, che ancora il passo più sostenuto di tutti e infatti riesce a staccarsi Jason la Mishapui, che comunque si sta limitando di fatto credo a controllare anche Watabe. Per lui il problema non c'è, oggi siglerà il suo terzo sigillo, la sua terza Coppa del Mondo, poi magari avremo anche le interviste di rito. Comunque un finale che non ha risparmiato grossi rischi al transalpino, soprattutto ieri quando ha perso una bordata di punti, 92 punti in una sola gara. È buon per lui che la stagione di fatto sta giungendo al termine, anche perché era, come abbiamo detto con Ivo Pertile in telecronaca, ma accusato un po', è un po' in fase calante, un po' di una flessione la Mishapui, anche se è vero che siamo a fine stagione che è iniziata alla fine di novembre e quest'anno si è protratta fino ai primi 10 giorni di marzo. Intanto bravissimo Kato che non molla, continua a francobollare Fletcher. Attenzione però dietro, perché mi sembra che il distacco si stia ulteriormente riducendo. Andiamo a vedere, 8 km e 3 la situazione con Watabe in terza posizione, Coxlien che gli è attaccato di fianco, vediamo col pettorale numero 13 Magnus Mohan, distacco che per il momento è intorno alla ventina di secondi, forse qualche cosa di più. È un bravissimo Watabe che sta provando fino all'ultimo a onorare questa Coppa del Mondo.
mentre il suo grande rivale è in ottava posizione con Denifel che lo precede di un 7 secondi circa, seguito poi a ruota da Biller e Gudmund Storling che abbiamo visto è saltato 8 km e 3, quindi siamo in addirittura d'arrivo, 24 minuti di gara, ancora Fletcher, Brian Fletcher, ricordiamo ci sono due Fletcher, c'è anche Taylor Fletcher che si sta trascinando dietro Cato, e tutto sommato Cato probabilmente fa comodo anche in questa fase essere trascinato, e poi andiamo a vedere dietro con Magnus Mohan, Watabe, poi Jason Lamichapuis, ottava posizione Miller Storlien, siamo a una 26, quasi a 30 secondi di margine, 26 secondi erotti per il norvegese e il francese, qua siamo sulla salita, prova a spingere Fletcher, resiste bene Cato e si va sulla discesa, ormai siamo negli ultimissimi minuti ultima gara della stagione, Mohan, Coxlien, poi Watabe e, se ho visto bene, l'ottimo Spillane. E andiamo, ci avviciniamo all'ultimo intermedio. Vediamo se si è ridotto, sì, qualche cosa, forse un po' meno di una ventina di secondi, sentite lungo il tracciato, americani che potrebbero anche portare a casa la prima vittoria della stagione con Brian Fletcher che finalmente rompe il ghiaccio, atleta potentissimo. Sugli sci stretti sta dimostrando di saper andare, oggi è stato molto bravo anche nella gara di salto dove ha chiuso al terzo posto andando un metro oltre il punto K e adesso sta coronando insomma il sogno di vincere in Coppa del Mondo, una gara di Coppa del Mondo, deve solo tener duro ancora per mezzo chilometro circa, forse qualcosa di più, però ormai siamo in addirittura d'arrivo, sullo sfondo i trampolini, in particolare trampolini da dove hanno saltato oggi, ultime battute, siamo in addirittura d'arrivo, vediamo il distacco, ma credo che siamo intorno ai 17 secondi, Magnus Mohan e Coxlien, insomma due atleti che sugli sci stretti hanno un grandissimo passo e c'è il Cato che sta dando spazio, sta dando fondo alle ultime energie sulla salita, però attacca di nuovo Brian Fletcher, dietro stanno rinvenendo in maniera impressionante sia Mohan sia Coxlien, se ne va Brian Fletcher, ha staccato Cato, ha trovato il momento giusto e probabilmente ne aveva anche di più su quella salita, Cato che non riesce a prendere, attenzione dietro Coxlien, scatenato Magnus Mohan e poi Bill DeMong per la volata della quarta, direi quarta posizione perché il terzo posto è di Mikko Koskinen, va a vincere Brian Fletcher davanti a Cato e Coxlien in terza posizione, direi che questi tre non li riprenderanno più perché il traguardo come vedete è là in fondo, non ce n'è, grande gara generosa da parte di Fletcher, vediamo se Coxlien riesce a saltare via, Cato riesce nel finale il suo spunto e Coxlien che recupero oggi ancora una volta, deve difendere la terza posizione il giapponese e riesce a portare a casa il terzo posto, Cato bravissimo comunque, poi Mohan ha dato tutto, anche il norvegese Denifel, altra grande gara per l'austriaco che arriva a 9 secondi, adesso aspettiamo
Watabe e poi Jason Lamichapuis che alza le braccia e vince la sua terza coppa del mondo. Ma guardate che neve, ma non voglio dire marcia, ma decisamente molto molle, temperature alte. Poi vediamo, è arrivato anche Biller Storlien, che era partito con i primi, poi è saltato a 37 secondi il suo margine. Arriva anche Erik Frenzel. Qui il duo tedesco, anzi il duo americano, pardon, De Mong e poi soprattutto un contentissimo Fletcher. Credo che giustamente i complimenti di Cato nei confronti di Brian Fletcher, e vediamo se abbiamo trovato un degno erede di De Mong, di Spillane che ovviamente non è più quello di qualche anno fa. Poi via via arrivano anche tutti gli altri, 17esimo Kirscheisen. Aspettiamo anche di vedere come si piazzerà il nostro Lucas Rungaldier. Non ha finito la gara Jan Schmid, che si è ritirato. Vediamo Lucas Rungaldier, dovrebbe essere, era intorno all'ultimo rilevamento, era intorno alla 26esima posizione, non so se riesce a recuperare. Intanto guardate gli americani che giustamente vanno a festeggiare un superbo Brian Fletcher. Vediamo Rudzek 22esimo, arriva anche Watabe. Ovviamente si tratta di Yoshito Watabe, 24esimo Lucas Rungaldier, Clemensen anche lui davanti al nostro Lucas Rungaldier. E festeggia lo statunitense. Ricordiamo, dei Fletcher oggi c'era soltanto Brian, anche perché, come abbiamo già detto, erano i primi 30 iscritti ai primi 30 della classifica di Coppa del Mondo. Taylor Fletcher in realtà è 30, era 36esimo. Terzo successo di cristallo per il francese, meritato, e chiude la sua stagione con, pensate, non una volta sul gradino più basso del podio. Ha vinto 5 gare, 6 volte è arrivato secondo, 6 volte è arrivato secondo. Poi Watabe, 4 vittorie, 2 secondi e 2 terzi posti. E a questo punto Mikko Coxlin va a guadagnare quantomeno quel secondo posto. Non è riuscito a uguagliare Watabe, si ferma a 3 vittorie, però 3